Care amiche e cari amici di Non di Solo Pane, ben ritrovati per una nuova puntata. Questa settimana sono orfano io di tutti gli altri che vi salutano, a partire da Don Renato, Don Giorgio, Don Benoit, che stiamo cercando di convincere a partecipare altrettanto a questo nostro momento settimanale di riflessione, anche per alternare le nostre voci, le nostre riflessioni e per condividere il più possibile con voi in tante forme. Renato sta meglio, ha vissuto un piccolo periodo ospedaliero, ma piano piano sta recuperando e vi saluta. Oggi, per chi ci segue di venerdì, è la festa liturgica di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e credo che sia ieri come oggi un grandissimo testimone. Francesco ci consegna 3, 4, 5, 6 infinite riflessioni su cui meditare, su cui pregare. Partiamo dall'amore per i poveri, la sua grande conversione, lasciare ogni forma di ricchezza a partire da quelle egoistiche dentro di sé per andare a condividere con gli ultimi i beni della terra, da un pezzo di pane soprattutto a un pezzo di amore, che è la parte più importante. Francesco ci regala l'amore per il creato, il rispetto per l'ambiente. In un mondo malato, come diceva il Papa in occasione del Covid, pensavamo di vivere sani, in un mondo malato ci ricorda che altrettanto questo è un ambiente che dovremmo rispettare, l'amore per il creato. Come diceva un vecchio adagio che vidi in Brasile, noi non siamo padroni del mondo, ma siamo figli del padrone. E infine non possiamo non ricordare che Francesco, in pieno tempo di crociate, lui che era stato un guerriero, lui che era stato un soldato, lui che era partito per la guerra, feritosi, torna e la sua vita in qualche modo, proprio da quelle conversioni, cambia. E mentre tutto il mondo in fiamma di odio, di violenza, di distruzione, Francesco a piedi, senza armi, senza nulla, si reca dal sultano musulmano. I due conversano, i due hanno un momento di colloquio, di dialogo, non ne ritorna a casa né maltrattato, né sconfitto, né mortificato, ritorna a casa pieno di doni. Il sultano dirà: non ho mai incontrato una persona così profonda, così capace di condividere l'amore, così capace di portarmi il perdono e non l'odio. Credo che questo potrebbe essere un grande esempio, una grande testimonianza per tutta l'arte diplomatica che stiamo cercando di mettere in piedi in questi giorni malati, su cui ritorneremo magari alla fine della puntata. Ma ora vi mando in onda il pezzo che il Papa ha dedicato all'inizio della preghiera per il Sinodo su alcune richieste di perdono da proporre ai cardinali, alla Chiesa, a tutti noi. Seguiamolo insieme. A nome di tutti i fedeli chiedo perdono a chi sta nascendo oggi e nascerà dopo di noi, alle generazioni del futuro che ci danno in prestito questo mondo e che hanno il diritto di abitarlo un giorno nella concordia e nella pace. Ancora più grave è il nostro peccato se, per giustificare la guerra, le discriminazioni, invochiamo il nome di Dio. Perdonaci, Signore. In questo momento si intona il coro La Misericordia Domini. E adesso la testimonianza del baritono sudafricano Lawrence. Buonasera a tutti, sono qui davanti a voi oggi come superstite di abusi sessuali da parte di un membro del clero cattolico. Lontano da Roma, in una piccola città dell'Africa meridionale, un predatore si è concentrato su di me, un bambino di 11 anni. Per diversi mesi ha usato lodi, punizioni fisiche, manipolazioni psicologiche e tutti gli altri strumenti del suo
arsenale per manipolarmi e adescarmi. Infine, una bella mattina sudafricana mi condusse per mano in un luogo buio, dove nel silenzio urlante mi tolse ciò che non dovrebbe essere mai tolto ad un bambino. Da allora sono stato costretto a camminare con questo colpevole impresso nella mia anima negli ultimi 53 anni. Questo momento nel tempo in cui tutti i suoi sordidi dettagli è a parte del mio essere fisico e della mia coscienza ed è presente oggi come lo era quando ha avuto luogo lo scioccante stupro e la violazione di una bambina di 11 anni da parte di un uomo adulto. La mia storia è una delle tante storie ed è nel condividere questa esperienza e nell'affrontarla senza paura che gettiamo luce su questa particolare e perfida oscurità. L'impatto di questi abusi è profondo e duraturo. Per le vittime spesso il peso psicologico include sentimenti di tradimento, di vergogna, ansia, depressione e perfino disturbo da stress post-traumatico come la tentazione di suicidio. Questi effetti non si limitano alle sole vittime, ma si ripercuotono su famiglie, amici e comunità. L'abuso di un bambino da parte di una figura fidata, un sacerdote, un mentore, un rappresentante di Dio, provoca ferite che possono richiedere tutta la vita per essere rimarginate, semmai lo saranno completamente. Uno degli aspetti più strazianti di questo problema è l'anonimato che spesso lo circonda. Molti superstiti rimangono senza nome, senza ascolto. Le loro esperienze sono ridotte al silenzio della paura, dallo stigma e dalle minacce. Troppo spesso i volti degli abusati vengono offuscati, nascosti dietro un velo di segretezza che la Chiesa storicamente è stata complice nel mantenere. Questo anonimato serve a proteggere i colpevoli anziché le vittime, rendendo più difficile che i superstiti trovino giustizia e che le comunità possano guarire. Mancanza di trasparenza. Un elemento determinante che ha favorito questa crisi è la mancanza di trasparenza all'interno della Chiesa. Per decenni le accuse sono state ignorate, insabbiate o gestite internamente piuttosto che denunciate alle autorità. Questa mancanza di responsabilità non solo ha permesso agli abusatori di continuare il loro comportamento, ma ha anche compromesso la fiducia che in passato molti riponevano nell'istituzione. La reticenza ad affrontare apertamente questi crimini è stato un cattivo servizio alle vittime e un tradimento delle responsabilità etiche e spirituali della Chiesa. Le conseguenze di questi abusi si estendono ben oltre le mura della Chiesa. Hanno scosso la fede di milioni di persone, offuscato la reputazione di un'istituzione a cui molti si rivolgono per avere una guida e hanno provocato una crisi di fiducia che si riverbera nella società. Quando un'istituzione così importante come la Chiesa Cattolica non riesce a proteggere i suoi membri più vulnerabili, trasmette il segnale che la giustizia e la responsabilità sono negoziabili, mentre in realtà dovrebbero essere fondamentali. Mi chiamo Sara, sono direttrice regionale toscana della Fondazione Migrantes e insieme a Solange veniamo dalla diocesi di Massa e Carrara Pontremoli. Il porto di Carrara, nell'Alto Mar Tirreno, a 700 miglia da Lampedusa, da oltre mezzo è stato dichiarato porto sicuro per l'approdo delle imbarcazioni delle ONG che soccorrono nel Mar Mediterraneo i migranti su imbarcazioni di fortuna. Quella del Mediterraneo è ritenuta la rotta migratoria più pericolosa al mondo, perché in media 6 persone perdono ogni giorno la vita. Nel nostro porto, sulle nostre coste, arrivano quelli che sono sopravvissuti, coloro che ce l'hanno fatta, persone che hanno attraversato il deserto,
hanno sofferto la fame e la sete, hanno subito violenze di ogni genere, di cui portano segni evidenti nel corpo e sulla pelle e segni difficilmente visibili nell'anima e nella psiche. Ma spesso questi ultimi sono i più dolorosi per la propria dignità e i più difficili da curare. E queste parole ci accompagnano, direi, in maniera straordinaria e profonda. Meritano una profonda meditazione, una profonda riflessione di tutto quello che succede intorno a noi, dentro di noi, fuori di noi. Come direbbe San Paolo, bisogna scendere in larghezza, profondità, altezza, in tutte le dimensioni dell'anima, dello spirito e della vita dell'uomo. I giorni che viviamo sono giorni certamente complicati, con scenari di guerra da gran parte del mondo. La zona medio orientale si sta infiammando, allargando i territori coinvolti in questa dimensione di guerra, senza dimenticare i droni, i missili e la morte che altrettanto abitano fra l'Ucraina e la Russia. Abbiamo avuto ospite qui a Giffa e poi alla Scuola Cobianco, nell'ambito del progetto Upside Down, un giovane di nome Waidi, papà di due bambini, che vive a Nablus in pieni territori occupati. Mi ha colpito che mentre cenavamo insieme il suo telefono vibrava, c'era una videocamata in corso, erano i suoi figli, che si chiamano fra l'altro uno Adamo e la figlia piccolina Eva. Eva non smetteva di piangere, terrorizzata, perché fuori dalle finestre volavano missili, si sentiva il rumore in lontananza delle esplosioni. E il papà che le diceva, per tranquillizzarla, state tranquilli, mettetevi sotto il letto, copritevi con una coperta, lasciate aperte le finestre perché nessuno pensi che nascondiamo qualcosa. E il figlio piccolino di 6 anni che diceva, papà non ti preoccupare, ci penso io alla mamma e alla mia sorella. Ecco, forse chi non ha mai vissuto una guerra non sa neanche cosa voglia dire vivere in quel terrore, in quella paura, in quella disperazione. Fra pochi giorni sarà il 7 ottobre, l'anniversario della strage fatta da Hamas nei confronti di 1200 israeliani, sequestri, ma sarà anche l'inizio dell'anniversario dell'operazione di spada di ferro condotta da Israele, che ha portato in un anno a oltre 42.000 morti, gran parte di questi donne e bambini innocenti, uccisi nella ferocia della vendetta, nella ferocia di una guerra che sembra non avere più pace, o che forse ha scenari geopolitici più grandi di quelli che a volte riusciamo a cogliere, ma chi guida le fila di questo forse ha ben chiaro nella sua testa. Ricordiamo che sabato mattina, per chi ci segue venerdì sera, a Domodossola ci sarà un incontro alle 9:30 dal titolo La terza guerra mondiale ancora a pezzi, e il 7 ottobre, appunto lunedì, il Papa ha invitato un giorno di preghiera e di digiuno per invocare la pace. Forse è meglio che anche le mie parole diventino digiune e ci si ritragga in una preghiera profonda che invochi pace e conversione di vita per ciascuno di noi. Un abbraccio a tutti, a nome anche di Don Renato, Don Giorgio e Don Benoit. Buona domenica a tutti.